Porca miseria, ma non dai, non è vero, non è vero, non è vero. Io sto vivendo un incubo con questo livello. Salve a tutti ragazzi, bentornati su ODT, nuovo episodio. Nell'episodio scorso abbiamo finalmente raggiunto la tanto agognata soglia delle zero vite con una caccola di salute. Quindi il primo sputo nell'occhio che oggi prenderemo sarà un game over duro e crudo. Ce la faremo? La vedo molto dura. Dovreste sentire l'audio leggermente meglio dalle volte scorse, questo perché mi è arrivato finalmente tra i giocattoli che accennavo nel vlog il nuovo microfono, che si tratta di uno Zoom H1975.44FKY9Z2. Sono ancora nella fase esplorativa per vedere se le impostazioni audio vanno bene così. Fatemelo sapere nei commenti, che altrimenti, se non vanno bene, non mi si sente, non mi si capisce, allora le devo aggiustare un altro po'. Però penso che già si senta meglio rispetto all'audio della cam. Niente, detto questo ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona visione e addentrarci nel nuovo episodio, nel nuovo capitolo di questo viaggio. Oh, eccoci qua, le tante zero vite che lampeggiano in alto sullo schermo. Comincia il solito tamburello, tanta tanta. Allora, io dovevo andare da questo lato. Allora, ragazzi, un paio di cose. Ho scoperto mentre editavo gli episodi precedenti che le tracce audio di ODT sono coperte da copyright. E infatti ho avuto un reclam per violazione di copyright. Cioè, i video sono comunque ancora disponibili, soltanto che non li posso monetizzare. Però, nel senso, a me mi interessa fino a un certo punto, perché se non supero i 1000 iscritti, la monetizzazione sui video non la posso mettere perché c'è. Però comunque sia rompe le scatole. Tra l'altro, una cosa che buffa è che questa traccia che state sentendo, ascoltatela bene. Tanta tanta. Allora, c'è stata fatta la rivendicazione per il copyright e ci hanno messo come canzone coperta da copyright una che non c'entra assolutamente con questa, strapiena di strumenti. Vi lascio il link in descrizione perché è una cosa veramente assurda. Ho fatto il reclamo della contestazione su YouTube, non è andato a buon fine e quindi se un domani questo video verrà monetizzato, si beccherà soldi una persona che non ha realizzato questo brano. Ottimo, questo è il sistema di YouTube. Approssimativo come non lo so, come usare un fucile a pompa a 200 metri. Allora, qua ce n'è uno, c'è un albero, vedi che mi sputa già. Vediamo un po' se riesco a prenderlo da dietro il muro. L'ho preso? No, non me lo fa mica vedere. E invece un goccino sì. La rischio troppo però così. E devo andare di qua per forza, eh. Vai, vai, questa volta l'ho preso pieno, pienissimo. Eh no, ma non gli ho fatto un cavolo, non gli ho fatto. Proviamo a lanciare una granata con la porta aperta. Non ti chiudere, porta. No, eccoci, game over, no. È andata bene. Ragazzi, è un ca... Vai! Ma! Sì! Ma com'è sta storia? Che... Cioè, l'ho preso ma non gli ho fatto niente. Porca miseria. E c'è una salute, lì dietro. Vai, vai, reggerto di schiena. L'ho preso, l'ho ammazzato, morto? Sì. Il problema è che ce n'è uno là dietro. Eccolo. È pieno, pieno di nemici in questo punto qui. Questo punto specifico. Ce n'è uno dietro ogni angolo. Voglio recuperare subito quella salute lì. Dai, dai, dai. Vai, 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 vai. Ok, mi sento leggermente più tranquillo, ma devo comunque stare in guardia. E alle mie spalle c'è un teletrasporto. Il problema però è che laggiù c'è un albero, uno sputacchino. E anche qua sopra c'è uno sputacchino, se non mi ricordo male. Sì, ce n'è uno anche lì sopra. Vediamo un po' se qui c'è un po' di salute. C'era un po' di salute, vero, lì sopra? Sì, ricordavo bene, ok. Fammi prendere questo e poi ci occupiamo di Sputacchino 1 e suo fratello. Sputacchino 1 e 2. Mi sento già un po' più tranquillo adesso.
Vai, muori, 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 muorici. Oddio. Questa è andata bene, eh. È andata veramente di lusso. Ok. Considerando che mi sta dando un casino di queste munizioni grigie, io direi che è il momento, ce l'ho pieno, è il momento di farvi vedere che cosa fa. E speriamo che gli facciano male, considerando che me ne dà così tante. Non arriva neanche a destinazione. Però la granatina sì, eh. Bene, bello, rimani lì. No, maledetto. Ha avvertito il pericolo. 4 granate. Porca miseria, non ci arriva. Guarda, è scappato, sai, il sudicio. Visto che non gli fa niente, cioè, lo blocca per un millisecondo, però la granata lo piglia. Dai, digli che gli ho fatto qualcosa. Muore, muore. No, 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 l'avevo schivato, il pulsante l'avevo pigiato. Vai, solo uno di una lunga serie. Comunque più o meno la strategia l'abbiamo capita com'è. Devo andare avanti con le granate, devo usare bene gli esplosivi. Dose di caffè, perché si sa che il caffè aiuta a mantenere la calma. Il problema è che adesso qui è tutto o la va o la spacca, qui non posso più permettermi di fare neanche un errore, perché altrimenti è un game over, tutte le volte devo ricaricare la partita e non è, diciamo, una cosa neanche divertente da guardare. Allora ragazzi, siamo a un punto morto. Qui effettivamente rischiamo di non uscirci e la cosa si può fare veramente lunga, quindi non lo farò più. E spero che non vi offendiate. Eccoci. Forse così riusciamo almeno a sbloccare il primo passaggio. Scusate, sono consapevole che non si fa. Però o lo facevo oppure la serie la interrompevo qua. E ricominciavo da capo il gioco, perché non mi sembra il caso. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa c'è dietro questo teletrasporto. Però prima voglio liberare un po' la strada. Oh, dov'è? Mister Alberino, eccolo là che mi faceva il tranello, vedi? Muorici. Qua non c'era niente, lì c'è una vietta, ora ci si va. Recuperiamo. Madonna, sì, vabbè, dai. Ah, la fa apposta, dillo che la fa apposta. La fa apposta e salteschi. Poi bene, c'avevo la pianta che mi faceva da scudo. Optimus. Allora, adesso abbiamo 3 vie. Di là e di sopra. E vabbè, andiamo di qua a questo punto. Poi dopo torniamo indietro e andiamo dall'altra parte di sopra. Mori, 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 ma pa 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 pa. Ops. Ok, involontariamente, quando ho usato il trucco della salute, mi ha riempito anche tutte le munizioni, anche quella arancione, quella rossa, lanciafiamme che non avevo. E nello scorso episodio mi lamentavo del fatto che mi serviva il lanciafiamme e non me lo dava. Il problema però è che ce l'ho a livello 1, quindi è inutile comunque. Mi fa solo perdere vita, quindi teniamoci sul blu. Che non ho più. No, e ovviamente il trucco non lo riuso. Però vabbè, andiamo col rosso. Però sai che c'è, a questo punto se vedo un alberello li corro incontro, piazzo la mina e scappo. Se lo vedo. No, perché ora quanti... no, vabbè, facciamo così. Scappa, scappa, scappeschi. Sì, no. Porca. Ma allora ce l'avevo, sì. Ho sprecato entrambe le vite, quindi adesso si va di granata per forza. Là dovrebbe esserci un'esplosione potenziata. No, 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 scappa.
No. Tira la granata. Ma non lì. Madonna, le hitbox a volte di questo gioco fanno veramente incrudelire. L'ho ammazzato, dai, dimmi di sì, quanto sono noiosi sti mostri. Ma scappa, lo vedi? Sputa e scappa. Vieni, vieni. Troppo lontano. No, vai, va, vai. L'ho preso? Sì. Vai, sta per morire, ma io ho finito gli esplosivi, quindi... Se gli sparerò col grigio, dai, vediamo se gli si fa qualcosa. Ne dubito. Non gli sto facendo un accidente, non so se notate che non gli sto facendo un accidente di nulla. Allora, questa volta cambiamo giro e andiamo dentro il teletrasporto. Oh, eccoci, questa è la parte che dicevo, quella curiosa, che dicevo nello scorso episodio. Vi ricordate le sacche ovipare da cui venivano generati i mostri, li ammazzavano e li tornavano? Bene, perché sono generati da una macchina che adesso andiamo a disattivare. Esatto, ecco, qui c'è la leva e tra l'altro questa è una zona segreta che si accede da un buco su una parete di cui però non ricordo assolutamente dove sta l'accesso dall'altra parte. Questo sarà un bel casino perché là dietro c'è un altro pezzo della del contenitore della perla verde, quindi lo devo recuperare assolutamente, sennò il gioco non si finisce. Mal che vada, proverò a chiedere aiuto a quei ragazzi inglesi che mi hanno spiegato che cos'è lo Psyche. Era un bel casino trovare la strada. Allora, non ti incastrare nel pixel. Allora, ci ha scalato la scala. Qui devo fare velocissimo, perché come supererò quel cancello lì con le punte, inizierà ad abbassarsi. Io devo sparare a della roba, a tre cose, se non mi ricordo male. Sembra un generatore di mostri, sì. Devo colpire quello. Quello. Porca loca, due. Dai, mi fa vedere che si abbassa, mi fa perdere solo tempo. Ah no, sono quattro, cavolo. Sì, lo so. E il bello è che qua ci sono anche delle munizioni, ma se le prendi non fai in tempo poi a uscire. Vai, vediamo un po' se invece faccio in tempo. Munizione blu. Sì, faccio in tempo, dai. Oh, abbiamo distrutto praticamente il generatore che praticamente alimenta tramite corrente elettrica le sacche ovipare. E quindi i mostri almeno da lì non escono più dalle fottute pareti. Citazione Alien. E già almeno abbiamo un problema in meno. Posso esplorare e preoccuparmi soltanto adesso delle caccolette che ti bazzicano i galetti, quelle rimaste, e degli alberi che ti mozzicano il capo. Però io adesso, avendo anche la mana, posso... intanto mettiamo un po' di scudo. Ecco. E uno. Andiamo a liberare la strada dalla parte di sotto. Scusa,
Ok, non sono riuscito a vedere che cosa fa esplosione come incantesimo, però ho avuto risposta al quesito che ho sollevato nell'episodio precedente. Lo scudo sugli nemici organici li brucia? La risposta è sì, e li fa anche abbastanza male da quel che ho visto. Vedi perché servirebbe il fuoco in questo livello, ma fuoco a livello alto però. Aia, aia, scudo, scuda, scudami, andiamo col verde, vediamo un po' se gli fa qualcosa. Vai, vai, brucia, 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 maledetto, brucia. E mi risgancia. Allora facciamo così, guarda, eh. Ok. Ora mi curo. Li blocco e poi faccio metto lo scudo e li brucio con lo scudo. E in una maniera o nell'altra c'è da cavarsi da questo punto. Vai, vedi, così intendevo. Ah. E non riesce a colpirmi. Lo scudo, con mia immensa gratitudine e sorpresa, non consuma neanche niente di mana. Questo, ce l'ho le granate, sì. No, avanti, tirala. Porco Giuda, ladro sudicio impestato leto nero. Vieni. Bravo. Così mi piace. Arrostito. Dammi la munizione. Che non ci faccio niente. Porca miseria. No. Ah. Toccami, toccami, toccami. Bravissimo. Così. Ancora? Ancora un pochino? Ancora un po' arrosto? Bene, arrosto. No! Sì! No, dai, questa non vale. Che cavolo, non vale così. Io non so se vi rendete conto di quanto è anomalo questo livello, anche usando i trucchi. Io adesso devo mettere da parte veramente tutto il mio orgoglio da videogiocatore e giocare sporco a questo punto. Oh, dopo 6 anni, finalmente siamo di nuovo qua. Allora, buchiamo un'altra volta. Toccami, vai. Schianta. Oh, finalmente forse riusciamo a vedere che cosa c'è oltre questo punto. No. Oh, maledetti schifini. Ah. Buchiamo. Che è? Ah, un pezzo della chiave. Ecco, chiave multipla raccolta. Questa se la lasciavo indietro non sarei più uscito da questo livello. Allora, tanto lo so che ce n'è un altro. Ma... Vai, buca. No, vai avanti, toccami, toccami, toccami. Vieni in incontro, bravo. Ok, energia raccolta. Io ragazzi, lo so, sto avendo vergogna in qualità di videogiocatore, ma d'altronde o così o si resta qui. Guarda, guarda, un altro. No. Si avanza con cattiveria, poi salviamo perché non ho nessuna intenzione di ricominciare da qua. Munizione grigia. Porco Giuda, cosa non è questo livello? Io l'ho già detto che odio il terzo livello, sì, eh. Oh, è scoppiata la sacca ovipara. Dunque, qua abbiamo diverse
zone. Mana raccolta. Qui è bloccato, sì, perché dobbiamo andare da... da qualche parte. Sento uno strano rumore. Ho visto qualcosa di... Che cavolo? Scintille? Ah, è vero, qua ci sono anche i gargoyle. No, i gargoyle sono maledetti. Ah. Sì, è! Ma te, non t'avevo fatto scoppiare. Porco Giuda. Dicevo, in tutto questo tran tran mi sono dimenticato di guardare intorno se c'erano varie zone segrete. Vediamo di qua cosa c'è. Apriti settimo. Settamo. Ah. Ok, niente, abbiamo fatto il giro tondo. Bene, proseguiamo allora dall'altro verso. Dove sei? Questo corridoio a buio, guarda, mi garba quanto una cover dei Maneskin. Andiamo prima a vedere di sopra cosa c'è. Vabbè, magari da qui dietro. Ah no, eccoli, sì, ok, qua ci sono i gargoyle. I gargoyle sono un mostro particolare, cioè è debole come mostro. Debole, lento, stupido, ma resistentissimo. Tu lo uccidi, dopo qualche secondo si rialza. Porca miseria. Aspetta, magari. Scusa, ma esplosione fa qualcosa o no? Non ho capito. Esplosione non fa un cavolo. Cos'è questo? Teletrasporto. Aspetta, ma io avevo anche una cosa tipo vampiro. Proviamo il va... Ah, ce l'avevo già settato sull'altro pulsante. Allora, mi tengo. Antidoto no. Il missile, vai, mettiamolo sulla X. Ottimo, il vampiro non fa niente. Porca miseria, ma non dai. Non è vero, non è vero, non è vero. Io sto vivendo un incubo con questo livello. La leva, ma io mi dimentico anche le cose che devo fare adesso. Vedi, a una certa, uno si discorda anche quello che deve fare. Sì, vabbè, ciao. Allora, e qua dai gargoyle io ci devo andare per forza perché c'hanno il secondo pezzo della chiave. Quindi che lo voglia o meno, lo devo fare. Allora, il fuoco. Ah no, ok, li devo uccidere con il fuoco. Perché io di solito li uccidevo con il blu. Il fuoco invece li incenerisce? No, non gli sta facendo un accidente. Invece sì. Ok ragazzi, io giusto per fare un save, piccolo save state qui, distruggerei questo drone. Tanto le munizioni verdi ce l'ho a go go. Farei fuori anche questo qui. Ok. Ok, munizioni blu. Ecco qua, il secondo pezzo della chiave.
chiave multipla. Devo arrivare a 3. Ok, poi abbiamo un'altra serie di piccoli problemini. Quei droni lì. Porca di quella vacca leta. Come si caricava? Col 3. Ecco, ha smesso di funzionare. Optimus. Ok, ho caricato normalmente. Vediamo se il caricaggio del save state funziona. No, ok. Abbiamo perso tutti i progressi fatti finora. Che bello. Quindi adesso direi di salutarci qua. E mentre, porca di quella vacca, l'età sudicia di una cagna languida, voi aspettate il vostro prossimo episodio, io me devo rifare tutto quel pezzo fino a quel punto là dove c'erano i gargoyle. E volevo soltanto dirvi che quella zona dove c'erano i droni che svolazzavano, di là c'era della roba da raccogliere. Però non mi potevo avvicinare perché proiettavano le luci sul terreno. Se cadevo in una di quelle luci mi sparavano i laser e quindi morivo. Ma il problema comunque non si è posto, perché il gioco ha deciso di impallarsi. Quindi proprio della serie: non devi usare i save state, sei un nabbo schifoso. Detto questo, ragazzi, io vi saluto qua perché è meglio così. Questo episodio, io odio il terzo livello. Cercherò di sbrigarmene il più resto possibile. Ho perso anche l'uso della parola. Però, ragazzi, io vi voglio dire una cosa. Se deve andare avanti così, io userò i trucchi, cioè, però non me ne frega nulla. Ho voluto portare ODT per farvelo conoscere, ma questo livello è veramente impossibile. Noi ci becchiamo alla prossima.